Hanno dato seguito ad un'iniziativa annunciata nei giorni scorsi. I consiglieri comunali Raimondo Brucculeri e Maurizio Blo, che questa mattina hanno consegnato ai carabinieri l'esposto sui disservizi idrici in città, che sarà trasmesso alla Procura della Repubblica di Sciacca. Chiedono che venga fatta chiarezza a fronte di un'emergenza idrica diventata ormai insostenibile con continue interruzioni di pubblico servizio. E c'è il rammarico dei due consiglieri per la mancata sottoscrizione del documento da parte del sindaco Fabio Termine. Stamattina, come avevamo preannunciato precedentemente, siamo stati dal sindaco per vedere un attimino se anche lui sottoscriveva l'esposto assieme a noi. Ci ha risposto che praticamente che dovevamo coinvolgere tutto il Consiglio Comunale dell'Universo Mondo, perché doveva essere firmato un pochettino dappertutto, ma noi riteniamo che in un momento di crisi, un momento di difficoltà, gli unici due che probabilmente non hanno nessun rapporto con i partiti politici e non hanno conflitti di interesse, era giusto che noi lo presentassimo noi. L'affermazione che ci fa il sindaco, diciamo che cioè, mentre Roma discute, Cartagine viene espugnata, qui non c'è nessun tempo da perdere. L'iniziativa è finalizzata a chiedere accertamenti e la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione a quanto rappresentato nell'esposto. Ci sono tutti gli esempi di interruzione del pubblico servizio, lo dimostriamo nella documentazione, nell'argomentazione. È chiaro che poi il proseguo non lo sappiamo, gli estremi ci sono tutti. Capisco probabilmente che ci sarà da parte della Procura indagini molto più complesse, molto più complicate, però noi confidiamo in sostanza che vengono analizzate e se ci sono delle responsabilità comunque da parte di qualcuno che queste responsabilità possono venire emerse. Come avevamo preannunciato già da diversi giorni, abbiamo portato avanti la nostra azione nel portare l'esposto in procura e quindi confidare nel lavoro della magistratura, questo in favore dei nostri concittadini, perché gravati da questo problema dell'acqua, interruzione di servizio, tutti i problemi, saltano i turni senza avere risposte, senza avere niente, quindi noi vediamo che c'è l'interruzione del servizio, quindi tutti gli estremi per cui la magistratura potrebbe aprire un fascicolo nei confronti di AICA. Confidiamo tantissimo in questa azione per rendere più vivibile la nostra città. Raimondo Brucculeri e Maurizio Blo si sarebbero aspettati la condivisione della loro iniziativa da parte di tutti i consiglieri comunali e forze politiche. Condivisione, dichiara Blo, che non c'è stata, ma in compenso abbiamo ricevuto il sostegno da parte di tantissimi cittadini. Noi pensavamo che, dato che da tempo che ne parliamo e l'abbiamo pure detto in consiglio comunale, avevamo detto pure al sindaco che lo avremmo chiamato in causa per sottoscrivere assieme a noi l'esposto, pensavamo che tanti consiglieri si sarebbero uniti a noi, di fatto non si è unito nessuno. Il sindaco pensava, oggi ci ha risposto in maniera molto, molto chiara, che voleva che veniva condiviso da tutto il Consiglio Comunale, quindi portarlo in Consiglio Comunale, ma noi, alla luce di tutto quello che è successo fino ad oggi, pensavamo che l'azione è da fare subito e non perdere ancora tempo, anzi abbiamo perso bei 15 giorni di tempo per scrivere il tutto e cercare di avere più condivisione possibile. Devo dire che da parte dei cittadini c'è stata massima condivisione, perché noi avevamo messo i nostri numeri di telefono, sono arrivate tante chiamate di solidarietà, di attestati nell'operazione che stavamo facendo, quindi per portare avanti questo esposto. Quindi confidiamo bene nella magistratura.